Ben ritrovati dalla redazione sportiva della Nuova TG. Apriamo il nostro consueto focus sportivo partendo dalla Lega Pro, dove il Matera è atteso in riva allo Stretto per affrontare la nobile decaduta del calcio italiano, la Regina, mentre all'ombra del castello il Melfi lavora assiduamente per portarsi a casa lo scalpo della Versa Normanna, con l'intento di abbandonare il prima possibile le zone paludose di classifica. Malgrado il vulcano Columella erutti ancora lava e rabbia, il Matera deve concentrarsi solo e soltanto sul match contro la Regina di sabato prossimo ed in riva allo Stretto i biancazzurri non potranno farsi sfuggire la ghiotta occasione di vincere ancora. La vittoria del Lecce sul Messina di lunedì sera ha allungato di nuovo la classifica, con i salentini che insieme alla Juve Stabia vantano un vantaggio sulle loro dirette concorrenti playoff, che sono il Matera ed il Foggia. Vedremo alla lunga chi la spunterà, troppo presto per fare tabelle e considerazioni, dato che il Matera in quel di Reggio dovrà solo e soltanto incamerare i tre punti, con i calabresi che sono in crisi sotto tutti i punti di vista e con mister Alberti che non potrà utilizzare neanche l'esperto difensore ex Napoli Aronica, squalificato, mentre come si sa i biancazzurri al Granillo, per lo stesso motivo, non potranno disporre di Faisca e Bifulco. All'ombra del castello i gialloverdi di mister Dino Bitetto e del presidente Giuseppe Maglione sono all'opera per completare la preparazione settimanale in vista del match interno di domenica contro una delle squadre più spigolose del girone centro-meridionale della Lega Pro, la Versa Normanna. Vincere il match di domenica prossima sarebbe a dir poco essenziale per Dermacu e compagni, non solo per la classifica, ma anche per il morale. Dopo l'impegno domenicale contro la Normanna, il Melfi dovrà sostenere di seguito altri due impegni piuttosto gravosi, prima contro la Paganese di Nuovo Al Valerio e poi, oltre lo Stretto, contro il Messina. Altri appuntamenti da non fallire per nessuna ragione al mondo. A Versa Normanna, Paganese e Messina sono partite che valgono non 9 punti, ma 18. Solo dopo averle giocate e vinte potrà ben dirsi se il Melfi continuerà la sua emozionante esperienza in Lega Pro o se dovrà rassegnarsi ad un ruolo secondario, marginale, in Lega Dilettanti. E dalla Lega Pro scendiamo al campionato di Serie D, dove in casa Potenza durante l'arco della stagione qualche caduta ci può stare, anche perché i rossoblù militano nell'infernale girone H. Magari ci vuole più attenzione su calci da fermo e nella fase difensiva, ma solo con la calma e il lavoro si potrà tornare a fare bene. Contro l'Arzanese bisognerà ritrovare vigore e forza per rimanere ancora nei piani alti della classifica, sperando che anche la forma fisica assista i rossoblù in questa fase della stagione. Continuano invece gli allenamenti in Rivalzini in vista della trasferta in programma domenica prossima a Vallo della Lucania contro la Gelbison. La gara degli ex, visti i precedenti di mister Logarzo sulla panchina sinnica e dei calciatori Variale e Manzillo. Per la trasferta in terra campana mister Lazic dovrà rinunciare a Picci, squalificato, e a Capitan Di Giorgio. A ciò va aggiunta l'indisponibilità del giovane terzino francavillese Cupparo, che la scorsa settimana è stato sottoposto ad intervento chirurgico al legamento crociato destro. Gara dal valore speciale per Fabio Sperandeo, alla sua quarta stagione in casacca rossoblù, che gli permetterà di raccogliere il centesimo gettone di presenza con la maglia del Francavilla. E rimaniamo nel girone H di Serie D per le decisioni del giudice sportivo che ha comminato i seguenti provvedimenti disciplinari in merito alle gare dell'ultimo weekend. Squalificato per due turni Natale Campagna del San Severo, appiedati invece per una giornata Vittorio Prete del Grottaglie, Iuri Marinelli e Felice Rea del Pomigliano, Antonio Matera della Fidelisandria, Antonio Picci del Francavilla, Claudio Gentile del Manfredonia, Anuar El Kamch del Monopoli, Giuseppe Savarese della Sarnese, Pasquale Izzo e Ciro Carezza della Puteolana, Giuseppe Lolaico e Luigi Viola del Potenza. Squalificato per un turno invece il tecnico della Gelbison mister Logarzo, comminati 2.500 euro di multa più diffida al Brindisi per lancio di oggetti verso un assistente e frasi triviali verso i tifosi avversari. Per lo stesso motivo comminati 600 euro di multa anche al Potenza, sanzionati con 400 euro invece il Taranto e 200 euro l'Arzanese. Inibito fino all'11 marzo il dirigente del Francavilla Nicolino Nicolao. E passiamo alla Coppa Italia Dilettanti, perché il Rionero conclude il suo cammino nei playoff nazionali di Coppa Italia per mano di un intraprendente Francavilla Fontana, che si è imposta grazie al risultato all'inglese per 2-0 nella cornice del Pasquale Corona di Rionero. Si è spento il sogno della Vulture Rionero di proseguire il cammino nelle fasi nazionali della Coppa Italia. I bianconeri devono arrendersi per 2-0 ai pugliesi del Francavilla Fontana nella gara disputata ieri pomeriggio al Corona di Rionero. Il rammarico è enorme, perché l'accesso ai quarti di finale sarebbe stato garantito anche con un pareggio. Partono contratti vulturini che non possono schierare dal primo minuto gli acciaccati La Rotonda e Di Tolve. Così sono gli ospiti a prendere l'iniziativa. La Vulture subisce il possesso palla avversario, ma sembra ben disposto e riesce a reggere l'onda d'urto avversario.
avversaria. Al quarto d'ora esatto è Villa a mettere i brividi a Della Luna, ma la sua conclusione da due passi termina al lato. Un minuto dopo è Brindisi a provare a scuotere i suoi con un destro dalla distanza che termina tra le braccia di Jurlo. Al 28esimo è la morte a far sussultare il Corona, ma la sua girata in aria termina alta. Insiste Francavilla al 32esimo con una punizione dalla destra di Villa per la testa di Bartoli che si perde al lato. Ancora Villa in azione un minuto più tardi con una conclusione troppo centrale per impensierire severamente Della Luna. Termina così a reti inviolate una prima frazione che per il risultato maturato sino a quel momento sta bene alla Vultur. Seppur subendo la pressione avversaria, i padroni di casa sono riusciti a gestire la gara senza troppi affanni. Il secondo tempo riparte con lo stesso tema che ha caratterizzato i primi 45 minuti di gioco, con il Francavilla a fare la gara e la Vultur a difesa dei propri 16 metri. Al settimo Brescia potrebbe anche entrare nel tabellino dei marcatori, ma il suo colpo di testa sul servizio di Brindisi dalla destra termina al lato. Sarà solo un lampo prima che gli ospiti scatenino la burrasca. Al quarto d'ora esatto Liberio stampa la palla sulla traversa con una deviazione sotto misura e al 21esimo Villa, su calcio di punizione dalla distanza, saggia i riflessi dell'estremo avversario che risponde in due tempi. Sono le premesse del gol che arriva puntuale al 27esimo. Splendida azione personale di Villa sull'out di destra con servizio in allegato al neoentrato Rescio che devia in rete per l'1-0. Al 33esimo il colpo del KO viene assestato da Villa che, servito dalla destra da Richella, infila Della Luna per il 2-0 che chiude il match. All'Orionero resta la soddisfazione di essere arrivata sino a questo punto. La Coppa della Coccarda può comunque fare bella mostra di sé nella bacheca della Vultur che ha rappresentato con merito il movimento calcistico lucano a livello interregionale. E chiudiamo l'ampia parentesi dedicata al calcio passando alle arti marziali, perché la squadra policorese di Muay Thai, guidata da coach Nicola Carella, è stata impegnata in varie città della penisola, confermando gli enormi progressi fatti nell'ultimo anno. A Bologna, nel torneo Cattivi si nasce, ben 4 atleti presenti. Nella categoria contatto pieno, Luigi Fiore è stato sconfitto ai punti, mentre Giovanni Gallicchio, protagonista di un grande match, ha pareggiato, ma avrebbe meritato di vincere i punti. Con loro anche Francesco Geraci, impegnato nella categoria MMA Light. Anche per lui sconfitta i punti, mentre vince nei professionisti MMA il materano Angelo Rubino. Grande successo nella maratona marziale WTKA di Roma per Berardino Silletti, che grazie al lavoro smaltito insieme al proprio allenatore Massimiliano Monaco ha conquistato la medaglia d'oro. E dal Muay Thai passiamo alla palla a spicchi, cioè al campionato di DNC di basket. Non è andata bene la trasferta campana per la Pink Bernalda di coach Razic. Al cospetto della capolista, infatti, i lucani sono stati sconfitti per 87-71. Continua il digiuno di vittorie per gli ionici, che ne anellano l'ennesima sconfitta consecutiva. Ma non fanno drammi, visto che non sono previste retrocessioni dalla DNC. E coach Razic può così valorizzare i giovani locali, rispettando la volontà della società di Largo San Donato. E con questa ultima notizia chiudiamo il nostro ampio approfondimento sportivo, rimandando l'appuntamento, come sempre, alla prossima edizione del TG. Grazie mille per essere stati con noi e buon proseguimento con le previsioni meteo a cura di Gaetano Brindisi.